prende il suo autocarro, il suo rimorchio, il suo pentolone e va in un paese, in una piazza, e dice: donne, c'è il macchinaio? O no? Ecco, questo vorrei sapere. Poi, la pasta è già cotta o la cuoce di perlino? I piatti li disprisce subito e poi fa sedere le persone. Ecco, c'è questo richiamo, c'è questa affluenza da parte di coloro che vogliono mangiare. Poi la quantità, diciamo anche la quantità base qual è? Quanti grammi? 80 grammi. Io li mangio 80 grammi. Io. 80 mi assicuro. 80, no, io sono riuscito a strappare 100 lo sconto fiscale. Allora, quando ha parlato mi è venuto a mente quando è stata la prima volta che ho fatto questa pasta. Io faccio parte del club vela della zona Pescara e lì faccio i miei combattimenti perché io voglio la vela ai ragazzi, ai giovani, e non voglio quell'altra. I ragazzini vanno a fare la regata, partono alle 10 con due troiai di panini vecchi o due fettine o di mortadella o di prosciutto troiaio, tornano alle 3, hanno una fame e sono allupati. Allora faccio, prendo uno scaffalino di quelli cromati, ci metto il gas, preparo tutto e mi metto lì al club. Via via i ragazzini venivano e gli facevo la pasta asciutta. È stata una cosa stupenda. Ci fu una regata, erano tantissimi, e uno prese 5 volte la pasta. Facevo la pasta al tonno, avevo preparato la pomarola a casa, poi aprivo il tonno, un po' di olive nere, capperi, un po' di basilico, la saltavo e gliela davo. Questo vede 5 volte. Tanto una regata internazionale. Arriva la premiazione, premiano il primo, il secondo, il terzo, bla bla bla. Poi mi chiamano a me, vabbè, l'applauso, grazie della pasta, mi dicevano fermi tutti, anch'io do un premio. Lo do a questa ragazzina perché ha mangiato 5 piatti di pasta e gli regalo 3 scatolette di tonno. Fuori dal ridere. Perché effettivamente anche quando i miei figli facevano le regate, un piatto di pasta è carboidrato, arriva, ti dà una botta, si sta bene. Se poi è semplice, fresco, perché basta un po' di pomodoro, un po' di basilico, è divertimento, è gioia, è quello che è. Il lavoro, io quando sono andato lì a Batignano, che poi non ho fatto nulla, stamattina ho aperto, ho messo un po' di robetta, un po' di cose, come si chiamano, le cipolle, insomma, ho fiocchettato un po'. Sono arrivati subito bambini, perché la pentola ha una comunicazione immediata, immediata. E tu dici, ma papà si prende qui la pasta, e quello telefonava a casa, dice guarda, accendiamo il fuoco. Poi invece hanno fatto spengere. Però dove ci si ferma, cioè questa struttura attira e poi c'è già dentro una comunicazione, si sa già che cosa esce fuori, qualcosa da mangiare. La divertente è stato sulla strada, perché sono andato a Carezzo e lì quando passavano le macchine e suonavano, specialmente se ci avevano bimbi appiccicati al vetro che salutavano la pentola, è un divertimento. Io lo voglio prendere così, perché se lo prendo in modo non serio, ma non so come dirlo, io mi devo divertire. Ora anche i ragazzi che verranno, perché ora vado io, poi verranno ragazzi, già sto pensando a un costume nostro tipico, a qualche bischerata. Per esempio ho preso la foto di Alberto Sordi quando è lì che mangia la pasta, il mio sponsor ufficiale. Ce n'è un'altra con Totò che lui le prende con le mani. Miseria e nobiltà. Ed è anche un veicolo. Diciamo, questa pentola è anche, tra virgolette, un veicolo culturale, è la pop art, da tutte le parti, la seggiolona grande, il tubo del dentifricio, ora non è che voglio fare l'artista, però insomma, che poi l'arte popolare è quella che stimola nella tua testa delle cose che conosci, dici, oh bello, ma un tavolinone, siamo così. Ma anche la controtendenza al discorso degli hot dog, delle cifre, di queste. Ora, andando fuori, ha ragione, perché ora ci ho scritto un club, insomma un'associazione, fine giugno, luglio c'è Austria e Germania, e siccome sono venuti a Castiglione, hanno visto la pentola, dice vieni su, perché? Perché se porti la pasta impazziscono. E il gioco, torno alla fine,
è anche molto ricco, perché io ho intenzione di fare 8 euro, ti do un piatto di pasta, ci potete mangiare in due, e una bevanda. Alla fine è tutto un panino, però in 8 euro, calcolando insomma un po' tutto, viaggio, quello che è, 5 rimangano puliti. Se faccio 100 piatti e 100 piatti in una serata è uguale a 0, sono 500 euro. Ora, per amor di Dio, siamo tutti ricchi, ma pensando a ragazzi che dicono vengo, fanno un bel lavorino, e non lavorando tutti i giorni, andando alle manifestazioni, alle gare che ci sono, dici oggi parto e voglio guadagnare qualche soldo, si tirano fuori. E anche, ripeto, divertendosi, dando una cosa divertente. Quando ho detto gli hot dog o questa roba, sì, io la venderei malvolentieri, perché so che fa male la buca pazza, tutti quei grassi. Non c'è un alimento più bello della pizza e della pasta, non c'è più. Ascolta,